don't care. Secondo me della serata, il penultimo confronto peraltro questa serata di Natale tra Dante e Viktor, un Viktor che ormai è diventato parte della famiglia Hammett dopo la sconfitta in quelli di Dezzi. Vedremo se insomma si ribellerà, anche perché Mike Hammett ha parlato di un Viktor diverso, ma insomma mi sembra un po' strano che dopo 4 giorni uno cambia radicalmente la sua esistenza, la sua vita, peraltro insieme a Sally. Ora staremo un po' a vedere. Qui Dante voleva combattere, ha avuto un match. Settimana prossima avremo 3 contro 3, Levent Lenda, Mike, Joel Clark contro Dante e il Doom, Bernie e Ben. Quindi solamente un 6 tag team match davvero molto interessante per settimana prossima, la prima edizione del 2022. Ma che è questo? Oh mio Dio ragazzi, Viktor Hammett, ma che è successo? La barba, i capelli, gli occhi anche sono diversi, e poi il vestito, cioè è cambiato proprio. Se non sapessi che fosse Viktor, giurerei che non fosse lui, ecco. Viktor Hammett, ma questo è matto, cioè guardatelo qui, guardatelo. Mike Hammett forse ha dei poteri sovrannaturali, forse è proprio un dio, cioè lo ha cambiato in tutto e per tutto. D'altronde stessa cosa che ha fatto con Sally, perché Sally che poi andava a credere Mary Goss in una che al momento si stava comportando bene, perché Beniamina anche del pubblico, invece no, andare a credere Mary Goss dimostrando che c'è qualcosa che non va, cioè quando uno entra a far parte di questa gang. O Jason ha, in realtà non c'è mai entrato a far parte, probabilmente perché Mike Hammett non lo riteneva neanche degno. Invece Viktor Orton, guarda qui, diventerò Viktor Hammett, ben troppo! Per Dante è un brutto ritorno, è un bruttissimo ritorno. Però respinge molto bene l'assalto e ribatte il tutto con un backbreaker. Però guardare Viktor Orton, sembra anche più aggressivo del solito, abbiamo visto già dall'ingresso, dalla sua intro. Un altro Viktor Orton, Viktor Hammett. Sto Mike Hammett è davvero incredibile, però è un personaggio secondo me dell'anno, non superstar dell'anno in quanto a trionfi, ma superstar dell'anno in quanto a interesse, insomma interesse pubblico generale, cioè quello che è riuscito a fare comunque sia importante. Se avessi mantenuto il titolo TWF un po' più a lungo, probabilmente sarebbe stato anche inserito nella lista, o meglio sarebbe stato votato di più per il premio di miglior superstar dell'anno, così cosa che non è stata. Ricordiamo il nostro main event, Mr. P contro Vesa, rematch veramente da DLC, ma stavolta sarà un match singolo, un match one on one. Intanto il match mi sembra quasi tutto a favore da parte di Viktor Hammett, anche se qui respinge Dante molto bene, però sono vampati.
diciamo, questo Dante. Qui però riesce a mettere una serata all'angolo a segno e poi tentativa ancora, gli segue lui che Buster lo ripaga con la stessa moneta. Sì, ma Dante non si aspettava un Viktor Orton così cambiato, certo, ma mette opposto di quello che era prima in tutto e per tutto, sia fisicamente che psicologicamente, mentalmente, psicologicamente. Attenzione, qui tenterà una serie di cazzottoni, ma Dante lo respinge da lontano, una forza tremenda. Dante è forte, ragazzi, infatti quello va a prendere e dimostra la sua potenza con questo vertical suplex. Perfetto, ragazzi, davvero poderoso. Attenzione, si attacca anche alle corde Dante, però qui non è che abbia fatto una bella figura, sinceramente. No, però insomma, probabilmente anche preso psicologicamente da questo match, non si aspettava questo Viktor, quindi vuole vincere a tutti i costi. Ricordiamo che Dante fino a poco tempo fa era un heel per eccellenza, dunque qualche cosa sicuramente non è che uno può cambiare realmente. Anche Viktor Hammett, secondo me, è impossibile che sia cambiato tutto e per tutto e per tutto, ecco. STO ancora, Dante che però segue sempre le stesse mosse, backbreaker, buster, STO. Deve un po' variare, secondo me, quindi passa sopra. E secondo me è quasi pronto addirittura per la sua double slam. O la sua stunner, vediamo un po'. Di troppo qui intanto. Buono, buono Dante. Il Tremet sembra frastornato adesso, un po' confuso. Dante batte ancora la meglio, attenzione! Una slam! Cosa ha fatto qui? Dante, pazzesca finita! Uno, due, non c'è tre, ma ragazzi siamo lì lì. Siamo lì lì! Stunner, stunner! Ragazzi, era meglio Viktor Orton a sto punto. Insomma, Dante è troppo facile qua. Ci sono i gol? No, Dante, che errore. Erroraccio qui di Dante, Viktor ne approfitta. European Uppercut, attenzione! E poi che fa? Oh mio Dio, back suplex con una mezza rotazione. Rotazione a 180 gradi. Poi lo mette lì sulla seconda corda e si è incavolato Viktor, eh. Si è incavolato, che vuol fare? Un drop, sì, una delle sue specialità. Infatti, è scostato. Che brutto colpo, però attenzione, all'STO in rincorsa da parte di Dante. Il taglio di schienamento soltanto contro i due. Ma ci siamo, Dante. Attenzione, cover clutch, qui cede, qui Viktor è Mercedes, dai, non può resistere, ha subito troppo là. Dante è molto bravo in queste mosse, però Viktor Hammett, scusate, si libera molto bene, le segue lui, no, una come clutch invece Dante lo allontana perentoriamente. Oddio, oh mio Dio, Dante è pronto a chiudere il match, Dante è pronto a chiudere, non ci credo, no, niente da fare, forse con la Demon Shock Slam, la Demon Shock Slam. Hammett che può fare, oh mio Dio, qui lo uccide, qui lo uccide. Oh mio Dio, Silva Spunditti! Le mosse sono quelle però, ragazzi. Silva Spunditti a segno! E qua gli ha rotto la scatola cranica. Uno, due, non c'è tre, Dante pazzesco! Che match, ragazzi! Che match allucinante tra questi due! E batte allora le spalle! Bravo Dante, ora è il momento di chiudere Dante. Lo sai meglio di me, forse con la Shock Slam, con la Demon Shock Slam. Attenzione! Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha! No! Ribalta tutto! Cosa ha fatto qui? Cosa ha fatto qui Viktor Hammett? Uno, due, no! Un match pazzesco! Attenzione! Figa io addirittura! Dante, pare tutto! Stunner, stunner, stunner! Incredibile Dante! Ed ora il match in pugno. Deve soltanto metterlo giù, schienarlo. Uno, due! Non è possibile, non è possibile, cioè, ma che è? Cosa sono questi? Ancora Viktor io! E ancora parata, ancora parata! Stavolta Dante lo chiude, stavolta Dante lo chiude, no, niente a fare, niente a fare, braccio adesso, al volo! No! Di Dante si è rotto le taniche, lo mette giù, con la sua Demon Shock Slam! Tutti a casa, uno, due e tre! Ce ne sono volute solo due stunner e due Demon Shock Slam, ragazzi, per battere Viktor Hammett. Beh, insomma, Viktor Orton, la trasformazione di Mike Hammett per quanto riguarda Viktor non è andata a buon fine, o meglio, c'è stata, ma
non mi sembra che lo abbia potenziato poi molto. Queste richieste sono apparse alquanto lente. Le vediamo qui anche, Michelio lentissima. Poi dopo c'è stata la chokeslam al volo, incredibile, potenza di Dante che torna e trionfa. È un chiaro messaggio questo a Mike Hammett però, eh. Questa potrebbe risultare anche una delle più belle rivalità del 2022, parzialmente del 2022 perché ormai è chiusa, però inizia nell'ultimo episodio, qui nell'episodio natalizio. Torniamo tra pochissimo ragazzi, pronti per il main event tra Mr. P e Vesa, in palio il titolo WWF. Mr. P si sta preparando in vista del suo main event, in palio il titolo WWF rematch da TLC. Siamo pronti ragazzi, titolo WWF in palio tra Vesa e il suo sfidante Mr. P. Sembra prontissimo, però di certo questa volta non sarà così facile come TLC. Sembra caricatissimo per questo confronto, però sa di aver perso a TLC e di non aver fatto sicuramente una bella prestazione, o almeno rispetto a quello che andava dicendo. Non era il suo match preferito, però oggi, se perde oggi, insomma perde le altre chance di diventare campione. Sicuramente tifatissimo, almeno 90% per lui, 10% per Mr. P. Un Vesa che è cresciuto tantissimo, anche da quando ha la cintura, soprattutto da quando ha la cintura, dal mese quindi di agosto, fine agosto, ad oggi. Tutto pronto? Questo confronto è veramente Vesa, sfrutta la sua maggior cattiveria. Back Lynch dovrebbe vincerlo, forse, ma no, Vesa lo vince. E poi, flashback, inizia molto meglio il campione. Sì, però solamente Mr. P ha molto più da dimostrare, anche perché non è campione, anche perché insomma Terzi ha fatto una figuraccia. Secondo me è stato un buon match, ma non così bello. Insomma, Vesa ha eseguito le migliori manovre alla fine. Mr. P oggi deve capovolgere un po' il fronte, però non lo sta facendo da queste prime battute, mi sembra un po' timido, anche per merito ovviamente di Vesa. Un toss addirittura, qui Mr. P deve trovare il bando della matassa se vuole diventare campione, altrimenti cioè, è difficilissimo lottare contro un Vesa così in grande forma. Addirittura, dove va Mr. P? Lo aspetta lì e poi Vesa lo butta giù, cioè non ne sta azzeccando una, lo sfidante. Attenzione, ancora Vesa, non ci credo, cioè ma... Ma vuoto stavolta! Morte l'aria, colpo alla base del collo, questa fa malissimo. Poi ancora braccio teso. Cosa fa Mr. P qui? Lancia lì e poi German Suplex! Oh mio Dio! In parte contro il gradone. Infatti Mr. P, infatti Vesa si rimette subito in piedi. Che botte ragazzi però Mr. P qua, eh. Attenzione ancora, lo mette lì, Vesa pare tutto, stavolta la meglio.
e poi scambetto takedown. Quella qui parata ancora, bravissimo Vesa in questa circostanza. Mr. P però ancora riesce a liberarsi. Momento positivo di Mr. P, che infatti prende coraggio e sale lì, pugni dritto sulla, sul muso della, del tedesco, del panzer tedesco. Beh, ha espresso anche concetti abbastanza forti, no? Quelli Vesa, però che, insomma, lo sappiamo, è così. Non è di certo il più elegante quando devi minacciare qualcuno. Attenzione, lo mette all'angolo Mr. P e poi braccio tedesco con il sinistro. Vesa non si rialza più. Uno e mezzo soltanto. Sì, ma Mr. P gli sta facendo molto male, lo sto vedendo. Attenzione però con la risposta di Vesa con questa DDT e poi gli sbatte il cranio sul suolo più volte ripetutamente. Lo rialza, attenzione, parato il colpo. Bel colpo qui invece che rimedia Vesa. Qua le gambe, buona questa strategia di Mr. P. Le gambe sicuramente gli può far del male. Ho vuoto però qui, attenzione. Ancora Vesa, no Mr. P! Sulla braccia! E poi un plex! Schieramento! Mamma mia, forse neanche uno qua. Qua insomma, per battere Vesa ce ne vuole, Non puoi batterlo così. Attenzione, viene negli occhi! Braccio teso, stavolta fa segno, non come prima. Adesso Mr. P se la rischia però, come Mr. P se la rischia. Attenzione! Ma che ha fatto ci sorpresa così? E poi German Suplex! Mr. P devastante! Poi addirittura irride Vesa. Perde un backbreaker, mamma mia ragazzi, lo sta. Cioè, qui Mr. P ci vuole riprovare. Cosa vuol fare Mr. P? Cosa vuol fare Mr. P? Ancora! German Suplex ancora! Bang back! Attenzione però qui! Niente da fare! DDT! Vesa adesso, attenzione, potrebbe approfittarne. Attenzione, attenzione qui! Powerbomb no! Va vuoto qui! Prende ricorsa! Niente da fare, condizione! Braccio destro, stavolta c'è! Stavolta c'è! Mr. P! Vuole provare la chiusura! No, non ci credo, non ci credo, non ci credo! Lo gira, lo gira! Sordo corso 5! A segno! Incredibile! Ragazzi, abbiamo un nuovo campione. 1, 2, 3. Come ha fatto? Non ci credo. Però qui Vesa le sta buscando. Qui Vesa le sta buscando veramente, maledettamente tanto. Comunque kick out prova all'ultimo, se ne fa un'altra è finita. Forse un altro tentativo, addirittura la powerbomb, forse le sue triple powerbomb. Ma Vesa qui ribalta tutto, ribalta tutto Vesa, incredibile. Lo invita a rialzarsi. Vediamo, vediamo se riesce, vediamo se riesce. Collisione. Niente da fare, niente da fare. Lo mette giù Vesa. Allora gli sbatte il cranio ancora. Ci vuole provare forse Vesa. Qui esulta. Però sta perdendo l'attimo provvizio secondo me. Attenzione, Mr. P lo mette giù. Vesa ha perso il momento. Tentativo di sollevamento. Vesa però è troppo pesante. Mamma mia qui! Reinvert DDT! Che match ragazzi, anche questo! Questi ultimi due match sono stati favolosi, il tenere di schieramento troppo veritario qui, soltanto uno e mezzo. Mr. P ancora ne ha, l'energia da vendere. Vesa lo allontana in qualche modo, però mi sembra essere abbastanza stanco, fiacco, nelle sue manovre, nei suoi clinch. Ancora schieramento, 1, 2, soltanto 2. Ancora, Mr. P, parato il colpo, stavolta è Vesa. Stavolta è Vesa, attenzione a prenderlo. Lo lancia all'angolo, vediamo se è una buona idea. Qui Vesa non può fallire. Non può fallire e non fallisce con questo shoulder thrust. Però attenzione a Mr. P qui. Attenzione a Mr. P, che incassa. La DDT pazzesca di Vesa. 1, 2, no. Ancora niente, ancora niente. Braccio destro a vuoto. Attenzione, a vuoto anche lui. Entrambi a vuoto, sintomo che entrambi sono molto stanchi. Nonostante il match sia da 7 minuti. Attenzione ragazzi. Attenzione, braccio destro devastante. 1, 2, non c'è il 3, non c'è il 3, c'è il kick out.
mostruosamente Vesa riesce un ennesimo kick out. Lo va a colpire gli addome. Oh, ancora accostato, questo fa malissimo. Attenzione qui, braccio teso di Sarpi, niente a fare. Attenzione qui Vesa, ancora braccio teso, respinto. Bravissimo qui Mr. P, lo va a prendere. German Suplex, stavolta devastante. Addirittura lo ride fuori dal ring. Rete il ring qua. Mr. P lo sta aspettando. Non è una buona idea. Attenzione, non è una buona idea. E infatti qui c'è la powerbomb al volo. Non ci credo. È finita. Qua lo schiena. 1, 2. Non c'è 3. Non c'è 3. Clamoroso. Il tosso di Vesa. Deve chiudere il match qui. Qui Vesa deve chiudere il match. Ce l'ha. Non può fallire. Attenzione. E c'è la Trivia X Powerbomb a segno. Eh sì, ce l'ha ormai. È finita. Mr. P messo KO definitivamente dalla mossa migliore di Vesa. 1, 2, 3. Clamoroso. Vesa difende ancora una volta il titolo di campione WWF contro Mr. P. Questo è un trionfo a tutti gli effetti, ancora migliore di quello di DLC perché schienando il suo avversario. Qui guardiamo la powerbomb che pensava avesse chiuso il match. Sarà stato un kick out assurdo di Vesa. Ecco qui. Qui la crucifix powerbomb che invece ha chiuso le ostilità. C'è Johnno! Non ci credo! Il pedigree sul campione WWF! Questo è un chiaro messaggio in vista del prossimo evento Royal Rumble, ragazzi! Con Joe Pranzo che distrugge Vesa, è veramente tutto. L'appuntamento è alla prossima!